Ciao a tutti, mi trovo adesso davanti a uno dei simboli per la lotta, per la liberazione dal nazifascismo della città di Torino. Tanti in città sono i punti dove si ricorda, ciò che è avvenuto, soprattutto dopo l'8 settembre, ma qui, forse uno di quei luoghi davvero, dove, ancora ogni anno il 25 aprile si ricorda con più partecipazione, ciò che è stato quel periodo. Sono infatti di fronte alla caserma Alessandro La Marmora, già Dogali, un edificio di per sé della fine del 1800, uno stile architettonico molto curioso perché, come insomma si può vedere, si richiama a una sorta di neogotico con questo bugnato un po' irregolare che contraddistingue tutta la facciata, addirittura gli archi a sesto acuto. Ma appunto dopo l'8 settembre la caserma fu occupata dall'ufficio che si occupava della ricognizione, dell'arresto dei partigiani che qui venivano quindi imprigionati e nel fossato fucilati. Una lapide posta proprio nel fossato di questa caserma ricorda appunto i tanti caduti per la lotta per la liberazione. La caserma purtroppo è stata poi dismessa dagli anni 2000 e dal 2015 si cerca di recuperarla proprio per non perdere questo pezzo importante della storia della nostra città. C'è una targa che, come vedete, ricorda anche come inizialmente il nome della caserma richiamasse appunto la vittoria di Dogali.